La nave dei diritti, alla differenza, al lavoro, alla conoscenza, all'ambiente e alla pace sbarca il 6 giugno a Milano, all'ex Paolo Pini. Dalle 16 fino a tarda sera, animazione, giochi, musica, teatro e grigliata nel parco. Sul palco, tra gli altri, Susanna Parigi, Daniele Biachessi, Manuel Ferrera e Renato Sarti. Tutto il programma su www.losbarco.org. When it gets to the point that I set to the tower sky, I know, you know, to see me arrive. Sanno pensare con la propria testa. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voce gritante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido. La storia della scuola è una storia di diritti negati. Allora, che dire, buon vento a tutti e arrivederci a Genova. Porto la mia testimonianza, io vengo dall'Africa, dal Senegal. Io spesso, quando vado in giro, che parlo della cooperazione, parlo di cosviluppo, parlo dell'aiuto del terzo mondo, spesso ripeto e parlo del tema dell'acqua. Mio padre, dopo la raccolta, che ha lavorato 6 mesi, facendo tutti i conti non arriva a 200 euro. E dunque tra i porti della nave dei diritti ci dovrebbero essere anche i campi degli zingari. Io vi leggo un brano che è la vita quotidiana di moltissime persone in Italia. Sono cose vere. Mio cugino Emil non è stato così fortunato. Con la sua famiglia è stato sgomberato. 13 marzo, freddo cane a Milano. Il fuoco incendia la sua baracca. Il comune che c'entra? È colpa tua, sei zingaro, fai solo danni. Ma voi vi chiedete che senso ha morire di sgombero a 13 anni? Ho sognato. Alle 5 di mattina, 70 tra poliziotti, carabinieri, vigili urbani in assetto da guerra con un furgone della scientifica per ordine del prefetto di Milano vengono a censire lui e la sua famiglia, compilare una scheda con nome, cognome e anche la religione. Ma sono cittadini italiani, non bastava andare all'anagrafe. Abbiamo visto che anche quando la guerra finisce, continua la sua eredità, la miseria, la fame, la mancanza di scuole, di strade, di ospedali. Abbiamo visto il terrorismo sotto tanti nomi diversi, autobomba e kamikaze, ma anche guerra umanitaria e embargo. Il 1969. Dunque, nel 1969 la televisione era in bianco e nero. Era un casino quella televisione, non si capiva niente. Le rivendicazioni del salario per il paese, per gli operai, diventano una garanzia per tutti. Torino, Milano, Genova è il triangolo industriale. Ed è lì che le lotte diventano più dure.
do la mia adesione completa a questo progetto, perché già dal precedente album, che si intitolava Indifferenze, ho lavorato su certi argomenti. Perché l'insulto delle parole? Che cos'è l'insulto delle parole? Perché ho intitolato il mio CD L'insulto delle parole? Perché è un malessere talmente forte che avverto e che avvertiamo in questo momento. Manipolazione dell'informazione, togliere spazio alle notizie vere. Io trovo che sia un momento veramente molto molto pericoloso. E niente, sono ancora due robettine, sono dei vecchi standard che noi facciamo così, un po' come se ci trovassimo da compagni di scuola a riguardare le vecchie cose che non abbiamo mai imparato. Quindi la facciamo breve, grazie. La testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte, tirai una freccia in cielo per farla respirare, tirai una freccia al vento per farlo sanguinare, la terza freccia cerca sul fondo del sentiero.